Un segno decorativo, un segno di integrazione con la comunità, il territorio e la sua promozione, quello dei 49 studenti delle scuole grafiche di Fano, Olivetti e Seneca, che avranno il compito questa volta di realizzare un murales sul muro paraonde in cemento armato della passeggiata dell'Isippo di Fano della Marina dei Cesari. I metri totali che vedranno coinvolto questo progetto saranno circa 500 e il tema scelto e fonte anche di ispirazione dei bozzetti è quello dell'orizzonte, grazie alle letture di brani, episodi della storia su questa arte decorativa e incontri con i protagonisti del mondo della navigazione. Questa è un'opportunità che ci è stata data veramente grande, no? Quella di rafforzare questo legame della scuola con il territorio per un qualche cosa che poi rimarrà nella città di Fano e quindi spero, no, che diventi poi anche un segno di quello che questi studenti, così ben guidati e stimolati dai loro docenti, sono riusciti a fare e hanno anche sperimentato questa prova, no, diciamo, che hanno così realizzato su carta eccetera, l'hanno sperimentata sulle pareti della scuola. Ora, ecco, credo che appunto per loro sia un'esperienza veramente significativa, anche perché è alternanza scuola-lavoro, questa alternanza scuola-lavoro che ormai la legge 107 ha definito, no, in tutti i particolari, e quindi, ecco, è una modalità per loro sia di mettersi alla prova rispetto appunto a quelle che sono le loro abilità, le loro competenze, e sia anche di rimotivarsi rispetto appunto ad un percorso scolastico che stanno vivendo. Anche il Comune, oltre ai privati, contribuisce alla realizzazione di queste opere che saranno riproposte in altre occasioni. Questo è un percorso che abbiamo iniziato come amministrazione a partire dai murales della stazione, che molti cittadini hanno già visto e apprezzato, sempre con i ragazzi delle scuole superiori. Abbiamo in mente anche altri luoghi, anche altri luoghi sportivi, alcuni sottopassi, sottopassaggi che stiamo immaginando colorati con la freschezza e l'originalità che i ragazzi sanno dare.